Ascolta le storie degli operai e delle loro famiglie e stringe mani tra i tavoli l'arcivescovo di Torino. Siamo a Volpiano, a pochi chilometri dal capoluogo piemontese, e all'interno dell'accogliente oratorio San Giuseppe, Monsignor Cesare Nosiglia ha invitato a pranzo i lavoratori di Comital e La Malù, le due aziende del gruppo Cucchi fallite dallo scorso giugno. Siamo vicini a Natale, ovviamente tante famiglie questo Natale non lo faranno molto bene, perché ci sono sempre delle cose un po' incerte in questa situazione. Quindi abbiamo pensato di dare un segnale di solidarietà, di comunione, di avvicinanza verso queste famiglie di operai. I 119 lavoratori di Comital e La Malù sono in attesa della cassa integrazione. Tutti, a parte una ventina, non ricevono lo stipendio da 7 mesi. Il pranzo è solo l'ultimo dei gesti concreti portati avanti dalla diocesi e dalle istituzioni del territorio per fronteggiare l'emergenza. Abbiamo creato un fondo di garanzia, quindi un prestito con tassi agevolatissimi, con la logica dei prestiti sociali sostanzialmente, proprio per aiutare in questo periodo di fatica, in attesa della cassa integrazione, a sostenere il reddito dei lavoratori della Comital. La speranza ora è trovare qualcuno disponibile ad acquistare le due aziende che per anni sono state un fiore all'occhiello nel settore del laminato in alluminio. Ci sono tanti gruppi che si sono presentati per vedere e capire come sono le condizioni dell'azienda e vedere anche gli interessi loro su questo tipo di attività. Però ad oggi nessuna manifestazione concreta di interesse.